Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il Media Web Le Ali del Brugo. Torna a trovarci l'amico Alessandro De Angelis con tutta una serie di studi che, come ben sapete, sono, diciamo, studi molto molto di frontiera, però supportati da sicuramente riscontri oggettivi in ricerche che lui ha condotto ormai da molti anni. Il prodotto di queste ricerche è stato pubblicato in diversi libri, avremo modo di approfondirlo questa sera, ma soprattutto il piacere è che lui ci fornisce tutta una serie di riscontri, di passaggi, di indicazioni, insomma ci accompagna per mano dentro quelle che sono state le sue ricerche. Andiamo a salutarlo. Alessandro, buonasera, ciao caro. Buonasera a te Francesco e a tutti i nostri ascoltatori. Bene, allora vedo che insomma miglioriamo sempre la qualità delle informazioni. Vedo che oggi sei provvisto anche di una super lavagna luminosa all'interno della quale ci esporrei tutti quelli che sono i passaggi più salienti di questa tua ricerca. Siamo tutti orecchie. Già il titolo che mi avevi mandato naturalmente non è di facilissima approccio, perché naturalmente legge Cleopatra la nonna di Maria, insomma, no, madre di la Maria, mamma di Maria e nonna di Gesù, scusami. Il titolo del libro è Oltre il velo il di velo Iside. Di Iside, sì, naturalmente è un po', ci spiazza per come siamo abituati, però a te insomma la parola per accompagnarci in questo viaggio. Perfetto, allora voglio far fare subito una riflessione a tutti quanti. Il nostro lavoro è un lavoro accademico di ricerca, portato avanti attraverso una comparazione di studio, quindi un lavoro interdisciplinare tra le fonti talmudiche, Vangeli apocrifi, che sono tantissimi, i testi ritrovati a Nagammadi, a Qumran, Vangeli, oltre ai Vangeli apocrifi, i Vangeli canonici e tantissimi libri di storici dell'epoca che scrissero coevi di Gesù, in primis di Tito Flavio Giuseppe, che fu generale durante la prima guerra giudaica e appartenente alla classe sacerdotale. Ora, in questo studio noi abbiamo detto che è un approccio accademico quello che abbiamo usato, perché abbiamo presentato delle documentazioni che sono state poi sottoposte anche a vescovi che hanno confermato la validità delle nostre ricerche, o a professori del Vaticano che poi si sono rifiutati, prima hanno accettato il confronto e poi si sono rifiutati una volta viste le nostre documentazioni. Uno dei stiamo subendo una bella congiura del silenzio su scoperte di livello mondiale, parliamo quindi di un Gesù, ultimo figlio di Erode il Grande, di Maria, moglie del re Erode il Grande, e oggi presenteremo nuove documentazioni sul libro che sta per uscire fra un paio di settimane, speriamo, Oltre il velo di Iside, dove tireremo fuori dei documenti su Cleopatra, probabile madre della Vergine Maria. E una delle cose che cercano di fare per disattivare queste scoperte storiche scomode al potere è quello di infilare nel calderone delle teorie o ipotesi un lavoro di ricerca che invece produce delle prove concrete. Quindi, per cortesia, io chiedo a tutti quanti, quelli prima di dire sono altre ipotesi o altre teorie, non è assolutamente così, perché noi mettiamo i lettori, coloro che approcciano i nostri studi, davanti a dei documenti con fonti e link che sono verificabili da tutti. E 2 più 2, matematica, non fa 5, ma fa sempre 4. Fatta questa premessa, vorrei un attimo riallacciare prima di arrivare alla regina Cleopatra, no? Perché, caro Francesco, dire, attenzione signori, la regina Cleopatra era la mamma di Maria, è qualcosa che va mai ipotizzato prima da nessuno, così mai nessuno era riuscito a capire che la cara Maria dei Vangeli e madre di Gesù fosse moglie di Erode il Grande, o che Gesù fosse addirittura ultimo figlio del re Erode il Grande, che cercava, perché voleva indietro suo figlio, non certo per ucciderlo come hanno cercato di
farci credere gli evangelisti per depistare. Dicevo, sono scoperte non clamorose, di più. Mi permetto di dire che ci troviamo davanti alle più grandi scoperte storiche di sempre. Ed entrano in gioco non solo i tre personaggi più conosciuti al mondo come Gesù, Giuseppe e Maria, ma altri tre personaggi conosciuti a livello mondiale, ovvero Cleopatra, Giulio Cesare e Marco Antonio. Giulio Cesare e Marco Antonio ebbero tutti e due relazioni con Maria e figli con, con Cleopatra e figli con Cleopatra, che a questo punto sarebbero addirittura fratelli di Maria, i figli di Giulio Cesare e di Marco Antonio. Sono figli di Maria, ecco perché poi i Mandei parlavano di Gesù romano, e sì, addirittura di Gesù, e la regina Cleopatra, madre di Maria e nonna di Gesù. Quindi noi accettiamo confronti pubblici con chiunque voglia venire a confronto su queste tesi, non abbiamo assolutamente nessun problema, guarda caso sono gli altri che fuggono da confronti con gli storici. Facciamo un cappello introduttivo prima di arrivare alla regina Cleopatra. Tra l'altro avete visto, hanno fatto una serie su Netflix, c'è stata anche una bella discussione, no? Sulla, perché hanno presentato una Cleopatra nera. Sappiamo benissimo dove vogliono incanalare a livello mediatico il nuovo ordine mondiale attraverso questi documentari, le loro vie per portare avanti il piano Galerci. Mi dispiace dirlo, ma così è. La regina Cleopatra apparteneva alla dinastia tolemaica, era discendente di Tolomeo I e quindi ai re macedoni. Stiamo parlando della Grecia, ragazzi, quindi non era certamente, non poteva essere certamente di colore nero, anche se con il tempo, stando in Egitto, sappiamo che per difesa del corpo, quando ci si trova in zone molto assolate, il corpo poi produce più melanina e quindi ci sta che diventi più scura di carnagione, ma non certo con tratti somatici del viso di tipo negroide. Detto questo, iniziamo un attimo il riassunto delle puntate precedenti che ci porteranno dritti da Cleopatra, madre di Maria. La prima domanda che ci ponevo fu: ma perché Erode il Grande aveva paura di un neonato? Quindi un fanciullo appena nato, senza un esercito, senza nessun tipo di potere, e aveva addirittura paura che potesse detronizzarlo quando Erode aveva un esercito con cui aveva vinto battaglie contro chiunque ed aveva l'appoggio delle legioni romane con cui aveva sempre, tra l'altro, combattuto. Mentre Gesù era appena nato, non aveva nessun esercito, tra l'altro morì pochi mesi dopo che Maria fuggì con Giuseppe e Gesù in Egitto. Era una domanda che pochi si pongono, no? Perché mai Erode doveva avere paura di che un neonato potesse detronizzarlo? Ovvio che si nascondeva e si celava qualcos'altro dietro questa futile scusa. In realtà, attraverso i nostri studi, abbiamo visto e verificato che Erode il Grande non cercava Gesù per ucciderlo. Maria aspettava l'ultimo figlio che gli doveva nascere da Erode, cioè Gesù, e in quel periodo fece una cospirazione contro Erode, che bene, faremo vedere tra poco le documentazioni. Erode scoprì questa cospirazione e fu costretta a fuggire in stato di gestazione. Dove fuggì? Fuggì ad Alessandria d'Egitto, dove avevano fatto venire un veleno per uccidere il re Erode. Capite bene che già in questo contesto, e faccio una premessa, io non voglio assolutamente toccare la fede o la sensibilità dei credenti, faccio solamente un approccio storico attraverso le documentazioni che abbiamo trovato
non mi interessa assolutamente denigrare in alcun modo la figura di Gesù, stiamo cercando solamente di far emergere delle verità che purtroppo sono scomode a chi ha creato gli inganni, e queste verità storiche non devono andare contro chi scopre gli inganni, ma casomai contro chi li ha creati e generati e sostenuti per oltre 2000 anni, perché tra l'altro il Gesù di cui parliamo è un Gesù che morì non sotto il processo compilato, ma durante la prima guerra giudaica nel 68 d.C. all'età di 73 anni, e che fu ucciso da Idumei e Zeloti per aver cercato di difendere il popolo di Gerusalemme dalle angherie degli Zeloti, che lo depredarono, depredarono questo popolo di ogni bene e di tutte le loro ricchezze, riducendolo alla fame. Quindi emergerà la figura addirittura di un Gesù politico e militare che organizzò il popolo contro gli zeloti per cercare di liberarli da questa angherie, e che addirittura chiamerà in soccorso Vespasiano per cercare di liberare Gerusalemme. Da dove abbiamo tratto fuori queste scoperte? Attraverso due documenti. Uno si tratta dello storiografo Tito Flavio Giuseppe, che in Tito Flavio Giuseppe scrisse un comandante durante la prima guerra giudaica, dopodiché si arrese ai romani e scrisse sotto la dinastia dei Flavi dei libri raccontando tutta la guerra giudaica e anche testimonianze su Gesù. Come il Testimonium Flavianum, quando ci parla di Giacomo, un fratello di Gesù. Bene, se facciamo vedere un attimo le slide, entriamo subito nel merito della questione, le analizziamo insieme. Francesco, se Sì, vuoi puoi leggere io ho due anche tu. slide, non so quale vuoi far vedere prima. Questa. Dall'inizio, ok, vai, sali ancora. Questa è la prima che ti abbiamo mandato, stai in Scritto alto. uno, sì, percosso Gesù, Restami passo. aperto. Sì, no, sopra, 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 sopra. Ok. Vedete che ad un certo punto Tito Flavio Giuseppe, che siamo su guerra giudaica, ci parla di Mariamne, nome è Maria, che partece la figlia del sommo sacerdote, ne parla più. Prima, questo sommo sacerdote era Simone, figlio di Boeto, ed era sacerdote ad Alessandria d'Egitto, dove c'era la regina Cleopatra. Ci dice che questa Maria, la terza moglie dell'Erode il Grande, era partecipe di una congiura contro Erode, lo potete leggere. Lo svelarono i fratelli di Maria, sottoposti alla tortura, e la colpa materna, poi aggiungerei, punì anche il figlio, cancellandolo dal testamento. Erode si chiamava questo figlio, che era stato nominato come successore di Antipatro. Antipatro era il primo figlio che Erode il Grande ebbe da la sua prima moglie Doris, colui che organizzò questa cospirazione contro suo padre. Qui potete vedere la genealogia di questi personaggi. Abbiamo il nonno di Erode il Grande, Antipa, ebbe due figli conosciuti, Antipatro e Giuseppe. Da Giuseppe abbiamo Doris, Teuda e Giuseppe dei Vangeli. Ed erano cugini di Erode il Grande, che era figlio di Antipatro, fratello di questo Giuseppe. Questi personaggi erano tutti cugini del re Erode il Grande. Quindi Erode il Grande sposò sua cugina Doris, da cui ebbe un figlio, Antipatro. Nominò Antipatro suo successore. Poi sposò la terza moglie, la sua terza moglie, Maria Boeto, questa di cui abbiamo parlato, da cui ebbe un altro figlio che si chiamava Erode, che sposò Erodiade, da cui nacque Salomè. Quindi sappiamo da Tito Flavio Giuseppe che questa Maria partecipò a una cospirazione contro suo marito, il re Erode, insieme al primo figlio di Erode il Grande, che si chiamava Antipatro. Attenzione, leggiamo il passaggio successivo. Vuoi Il leggerlo tu, veleno, sì, Francesco? lo leggo io. Allora, il veleno fu portato dall'Egitto da Antifilo, Antifilo. al quale era stato dato da suo fratello, che è un medico,
e Teudione lo portò da noi. Dopo fu preparato. Fermati qua, basta questo, non confondiamo le idee. Sappiamo che questo veleno fu portato da Teudione. Teudione vuol dire piccolo Teuda, il nome di questo personaggio che prese il veleno dall'Egitto per spacciare Erode era Teuda. Questo negli scritti di Tito Flavio Giuseppe. Nel 1947 a Nag Hammadi in Egitto vennero trovati dei testi copti. Nella seconda Apocalisse di Giacomo, uno di questi testi copti, torniamo ancora sulla slide, vediamo che cosa ci dice. Allora, riallacciamo. Abbiamo Maria che partecipò a una cospirazione contro suo marito Erode e Teuda che prese il veleno. Adesso andiamo su un testo copto ritrovato nel 47. Non è stato assolutamente fatto oggetto di nessuna manomissione, perché è stato ritrovato da poco, e a distanza di migliaia di chilometri, perché Tito Flavio Giuseppe scrisse a Roma per l'alta borghesia romana, questo viene ritrovato in Egitto. Quindi non c'è stata nessuna possibilità che gli autori di questi due testi venissero a sapere, si influenzassero l'uno con l'altro. Sì, chiarissimo, Bene, leggiamo allora da questo testo copto cosa emerge, chi era questo Teuda. Dopo fu preparato da Antipatro. Questo è il discorso. Allora, questo è il discorso pronunciato in Gerusalemme da Giacomo il Giusto e scritto Giacomo il Giusto è il fratello di Gesù, lo sappiamo dai Vangeli, da Tito Flavio Giuseppe e da molti altri padri della Chiesa. È scritto da Mareim, uno dei sacerdoti. Egli lo narrò a Teuda, padre di questo giusto, poiché era suo parente. Egli gli disse: affrettati, vieni con Maria tua moglie e i tuoi parenti. Perfetto. Da questo passaggio sappiamo che Teuda, colui che prese il veleno, si mise con Maria, una volta che fuggirono in Egitto, perché scoprì la cospirazione Erode il Grande, e che ebbe addirittura da Maria un figlio, Giacomo, fratello di Gesù. Attenzione, perché di Giacomo, fratello di Gesù, poi ce ne parlano anche i Vangeli, non è egli, Gesù, il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, e le sue sorelle non sono qui tra noi. Quindi Maria da Teuda non ebbe solamente Giacomo, ma anche Simone, Giuda e Giuseppe, quattro figli e alcune figlie femmine. Ora, attenzione, ricapitoliamo. C'è una cospirazione contro il re Erode il Grande. Il veleno viene preso da Teuda, in questa cospirazione partecipa Maria, Erode il Grande scopre la cospirazione, troviamo che questi personaggi fuggirono in Egitto da dove presero il veleno. Dopodiché Maria si mise con Teuda ed ebbe da lui alcuni figli. Uno di questi figli era Giacomo, fratello di Gesù, e altri figli ebbe da questo Teuda. Signori, 2 più 2 fa 4, caro Francesco. In questo momento, in soli due passaggi, tra testi copti e Tito Flavio Giuseppe, cade un inganno millenario, cade il cristianesimo ufficialmente. Ci troviamo davanti ad un inganno. Tutto questo inganno è stato fatto per nascondere il fatto che la Vergine Immacolata Maria partecipò ad una cospirazione per uccidere suo marito Erode il Grande, si alleò con Teuda, che era cugino del re Erode il Grande, che prese il veleno. Dopodiché, quando Erode scoprì la cospirazione, attenzione, non andarono a Betlemme, perché nel libro Oltre il velo di Iside vi dimostriamo come tutti quei passaggi dove si dice che fuggirono a Betlemme e tantissime altre cose del ministero di Gesù o della vita di Gesù sono state riprese dalle antiche profezie per far sì
su quelle profezie poi si potesse creare il Gesù Messia liberatore di Israele, perché dicevano che il Messia liberatore di Israele sarebbe nato a Betlemme, eccetera, eccetera. Tra l'altro, un'altra di queste prove è il fatto che i magi, e vi riportiamo nei nostri libri tutte le documentazioni, furono mandati da un re che era parente del re Erode il Grande, la cui figlia Glafira sposò ben due figli del re Erode il Grande. Quando venne a sapere Archelao di Cappadocia che Erode aspettava il suo ultimo figlio da Maria, mandò questi messi o magi a portargli dei doni. E quando arrivarono a Gerusalemme, seguendo una stella e attraverso gli annali cinesi, abbiamo visto che ci fu l'esplosione di una nova che rimase visibile per alcuni mesi nel cielo nel 5 avanti Cristo, data della vera nascita di Gesù, che abbiamo tirato fuori attraverso le documentazioni. Andarono proprio a Gerusalemme e lì incontrarono Erode, un Erode che gli disse che Maria non era più lì e che se avessero saputo dove si trovava, di farglielo subito sapere. Ovviamente, quindi, non fuggirono a Gerusalemme che si trovava a soli 10 chilometri, a Betlemme che si trovava solamente 10 chilometri da Gerusalemme, li avrebbe subito trovati, ma fuggirono subito in Egitto. E attenzione, andiamo ancora avanti con le slide. Allora, una Siamo volta. ancora su un altro testo copto, a dimostrazione poi che quel Giacomo, fratello di Gesù e figlio di Maria, è il Giacomo nato da Teuda e da Maria, madre di Gesù. Puoi leggerlo un Sì. attimino. In questo passaggio è stato scritto da Giacomo, nella seconda Apocalisse di Giacomo. Entra Gesù a casa di Giacomo, dove c'è anche Maria, e ascoltate cosa dice Giacomo. Queste sono le parole di Giacomo, fratello di Gesù. Una volta, mentre ero seduto e meditavo, egli, Gesù, aprì la porta. Colui che avete udito e perseguitato venne da me. Egli mi disse: Salve, fratello mio, salve. Allorché alzai il viso per guardarlo, la mia madre mi disse: Non ti stupire, figlio, che egli ti abbia detto fratello mio. Voi foste nutriti tutti e due con lo stesso latte. Perciò egli mi chiama madre mia. Egli, infatti, non c'è estraneo. Egli è nipote di tuo padre e Io non sono, io poi qui non si sono. interrompe il testo copto, Sì. perché Teuda era il nipote di Gesù, perché questo Teuda poi, dopo che ebbe questi figli con Maria, fu ucciso durante una rivolta, tornò a Gerusalemme e fu ucciso durante una tentata rivolta intorno al 4-5 d.C. A quel punto abbiamo tutte le altre documentazioni dei padri della Chiesa che ci dicono che Teuda era il fratello di Giuseppe, Giuseppe padre di Gesù. E quindi a quel punto Giuseppe cosa fece? Diventò padre putativo dei figli che Maria ebbe con Erode il Grande, cioè Gesù, e con suo fratello Teuda, ovvero Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, più altre due figlie femmine. Infatti possiamo, se andiamo ancora sulla slide, se leggi il passo dei Vangeli, vediamo i figli che ebbe poi Maria con Teuda. Non è Sì. egli Gesù, il Gesù? falegname, il figlio di Maria, fratello Adelfos di Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle, non sono qui tra noi? Ora, questo Teuda aveva un appellativo. L'appellativo era Cleopa, che è il diminutivo di Cleopatra, Cleopatros. Ok? Maria sposò Teuda, ma in molti scritti viene chiamata anche Maria di Cleopa. Per nascondere questo fatto, che cosa hanno fatto? Hanno sdoppiato Maria, i padri della Chiesa, dicendoci che Maria aveva una sorella che si chiamava a sua volta Maria. No, no, torniamo sulla slide così Sì. lo facciamo vedere. Come potete vedere da questa slide, ci dicono che Maria
la moglie di Cleopa, aveva una sorella che era Maria, la madre di Gesù. Questa, come se un padre, un genitore, mettesse il nome Maria a due sue figlie, no? Nessuno, non c'è nessun caso in cui un genitore mette lo stesso nome a due sue figlie. Pensa se tuo padre avesse messo nome Francesco a te, poi un altro figlio, un altro tuo fratello, gli avesse messo nome sempre Francesco, no? Sì, Non, bombo. cosa assurda. Questa Maria, moglie di Cleopa, ebbe con Cleopa, che è l'appellativo di Teuda, questi quattro figli: Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Maria, madre di Gesù, lo sappiamo dai Vangeli, l'abbiamo letto prima, ebbe gli stessi quattro identici figli: Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Attenzione, perché poi, tra l'altro, quel Giuseppe aveva il nome ellenizzato Iose. Era l'ellenizzazione del nome Giuseppe. Perché? Perché questi personaggi erano giudeo-alessandrini che venivano dall'Egitto, imparentati con la dinastia tolemaica, e quindi ellenizzavano il loro nome come Teuda, il nome ellenizzato di Yehuda, Giuda. Ok? Sì, è come a Quindi ci questo punto. troviamo davanti ad una mistificazione per coprire il fatto che Maria di Cleopa e Maria, madre di Gesù, erano lo stesso personaggio, per non far capire che quel Teuda, personaggio scomodissimo, avesse poi sposato Maria, perché è colui che prese quel veleno, e quindi si sarebbe capita tutta la storia a quel punto, no? Perché Teuda prese il veleno, Maria era la moglie di Erode il Grande, poi ci ritroviamo con Maria che si mette con Cleopa, con Teuda, che ha l'appellativo di Cleopa, da cui ha questi figli. Andiamo ancora avanti con le slide, sono finiti, mi sembra di sì. Sì, quasi, questa sì. Perfetto. E questa è la prima parte. Quindi dicevo, verso il 4-5 d.C., Teuda fece una rivolta a Gerusalemme e fu ucciso. A quel punto, per Levirato, si occupò dei figli di Maria, suo fratello Giuseppe. E lì vi riportiamo tutte le prove che Giuseppe, cioè tutte le prove documentali, ripeto ancora una volta, che Giuseppe era il fratello di questo Teuda. Altra cosa che sappiamo dalle fonti talmudiche e rabbiniche è che questo Giuseppe era un legionario romano. Bene, ne parla anche lo storiografo Tito Flavio Giuseppe, di questo Giuseppe, dicendoci che sedò una rivolta sotto il governatore Varo, e quindi era un minimo un ufficiale, e era sotto insieme a Grato e Rufo, che erano legionari romani. Ed ecco allora che anche le fonti del Talmud ci confermano tutto questo. Quindi ci ritroviamo con Giuseppe, Teuda e Doris, che sono tutti e tre cugini del re Erode il Grande. Ma perché dovevano nascondere la paternità di Gesù? Certamente non avrebbero potuto creare il Messia liberatore, figlio di Dio, in un Gesù, figlio del re Erode il Grande, che uccise mogli, tre figli, suocere, cognati, zii, di tutto e di più. E altra cosa importante è che questo Giuseppe, padre di Doris, di Teuda e di Giuseppe dei Vangeli, fu ucciso proprio da re Erode il Grande, accusato di aver avuto una relazione di adulterio con un'altra moglie di Erode il Grande. Quindi avevano, tra l'altro, anche l'alibi, i figli di questo Giuseppe, di volersi vendicare di Erode, che gli aveva ucciso proprio suo padre. A Diciamo, questo non più che punto, l'alibi, avevano il movente. sì, no, scusami, l'alibi, il movente, Avevano il perdonami. Grazie della movente. correzione. No, no, era chiaro, era No, chiaro, chiaro. spesso quando io parlo poi già so Vai tranquillo, era concentrato in chiarissimo. quello Cioè, che se devo mi... dire dopo. Chiarissimo, era chiarissimo. Cioè, mi avete ammazzato il padre, io adesso cioè, a Erode dice, vabbè, adesso mi vendico della Adesso, morte. prima di andare avanti e di arrivare a Cleopatra, Sì. facciamo un attimo una riflessione. Sì. Quello che vi abbiamo mostrato sono prove, o ci troviamo davanti ad altre ipotesi, altre teorie?
No, no, i documenti ci sono, insomma, è una lettura assolutamente plausibile. Ok. Allora, no, guarda, ti dico, mi convince molto il passaggio in cui tu dici: ma perché un re così potente con un esercito dovrebbe avere paura? Io non ci avevo mai letto sta cosa in questi termini, però quando ci si pensa, uno dice, vabbè, ma c'era la profezia che un bambino, c'era quella profezia, no, che doveva arrivare il liberatore, quindi lui doveva... Però effettivamente lì stiamo parlando di una persona potentissima, con un esercito potentissimo, che aveva paura di un bambino. Poi, tra l'altro, in concomitanza con la nascita di Gesù, sì, sì, non qualche mese prima addirittura, sì, perché Erode il Grande morì nel 4 avanti Cristo, Gesù morì nel 5, quindi non ebbe neanche... Nacque nel 5 avanti Cristo, per cui non ebbe neanche modo di poter conoscere il suo ultimo figlio. Ma tra l'altro, sì, un padre, che colpa aveva Gesù del fatto che sua madre fosse coinvolta in questa cospirazione per ucciderlo? Nessuna. Ovviamente Erode voleva solamente indietro il suo ultimo figlio. E adesso occupiamoci un attimo, perché a questo punto io avevo trovato i genitori e i nonni paterni di Gesù, perché sappiamo che Erode il Grande era figlio di Antipatro, che aveva sposato la principessa Cipro. Bene, nel libro troverete la documentazione dove la principessa Cipro, vi mostriamo che era la cugina, udite, la cugina della regina Cleopatra VII, la regina Cleopatra. E altra cosa che sappiamo è che Maria era figlia di Simone, e questo Simone era sacerdote ad Alessandria d'Egitto. Non solo, ma questo Simone era figlio di Boeto, e sappiamo che era sacerdote ad Alessandria. Non solo, Maria e Teuda, quando fuggirono proprio ad Alessandria. Quindi ci troviamo con la cara Maria e Gesù, che sono nati non in Palestina, signori, sono nati a tutte e due ad Alessandria d'Egitto. Cambia clamorosamente tutta la storia qui. E Maria, quindi, il padre era Simone, sacerdote ad Alessandria d'Egitto, dove la regina era la regina Cleopatra. E abbiamo visto che mi venne una domanda di dire: ma perché poi Teuda sposa Maria, e abbiamo Maria l'appellativo di Cleopa, diminutivo di Cleopatra, e perché quell'appellativo? Forse Teuda aveva l'epiteto di Cleopatros e Maria lo prese da Teuda, ma allora perché quell'appellativo di Cleopatra non ce l'aveva anche Doris, che era sorella di Teuda, e Giuseppe? Potrebbe essere allora che quell'appellativo Cleopa, diminutivo di Cleopatra, Cleopatra, fosse di Maria, perché figlia della regina Cleopatra d'Egitto? Beh, Simone Boeto era sacerdote proprio ad Alessandria d'Egitto. Ma noi sappiamo che all'età di 21 anni la regina Cleopatra, tra l'altro esperta in veleni, no? Quindi ecco perché quel veleno fu preparato proprio lì ad Alessandria d'Egitto. Conoscevano molto bene persone che sapevano preparare questi veleni. Sappiamo che Cleopatra all'età di 21 anni diventò la compagna di Giulio Cesare, che aveva 53 anni all'epoca. Cleopatra era una donna di una cultura vastissima, era l'unica regina che il farò a parlare egiziano. Conosceva ben 7 lingue ed ebbe da Giulio Cesare un figlio, Cesarione. Sappiamo poi che Giulio Cesare fu ucciso
per vendicare Giulio Cesare, poi Bruto e Cassio furono coinvolti nella guerra contro Cesare Augusto, Ottaviano e Marco Antonio. La famosa battaglia di Filippi che avvenne nel 44 dopo Cristo, prima di Cristo, scusami. La battaglia fu vinta da Marco Antonio e da Ottaviano, tra l'altro Marco Antonio sposò Ottavia, la sorella di Ottaviano, e per festeggiare questa vittoria nel 41, perché io dovevo dimostrare a quel punto che, sappiamo che Simone era figlio di Boeto, quindi che questi personaggi, o il figlio o il padre, erano in relazione con Cleopatra. Bene, ci siamo messi a studiare tutte le documentazioni degli storici di quell'epoca, nel 41, per festeggiare la sua vittoria della battaglia di Filippi, chiamò a Tarso, Paolo di Tarso tra l'altro, nasce anche lui a Tarso, chiamò Cleopatra, Marco Antonio, e insieme a Cleopatra c'era Boeto, che fece addirittura governatore della città, Marco Antonio. E quindi lì abbiamo trovato la prova che quel Boeto, Simone Boeto, era sacerdote ad Alessandria di Egitto sotto Cleopatra. E che cosa successe poi? Che la regina Cleopatra ebbe da Marco Antonio ben tre figli: Alessandro Eli, Cleopatra Selene, Tolomeo XV. Nacquero prima Alessandro Eli e Cleopatra nel 40 avanti Cristo. Dopodiché, dal 40 al 37, Marco Antonio per 3 anni combatté contro l'Armenia e non ebbe più contatti con la regina Cleopatra. Tra l'altro, nel libro che sta per uscire troverete tutta la storia di Cleopatra, le interazioni che ci sono state tra Cleopatra e Giulio Cesare, Cleopatra e Marco Antonio. Ebbene, Cleopatra fu proprio in quel periodo che ebbe questa relazione con il suo sacerdote Simone Boeto, relazione da cui nacque Maria di Cleopatra, di Cleopa. Nacque infatti intorno al 38, quando non c'era Marco Antonio. A quel punto però, se Marco Antonio avesse scoperto il tradimento di Cleopatra, nonostante era sposato con la sorella di Ottaviano, ne avrebbe pagato le conseguenze Maria e Simone Boeto. Ed è a questo punto che diedero, pensarono bene di dare ai parenti di Simone in adozione Maria. Infatti, i Vangeli che cosa ci dicono di Maria? Che nacque anche lei, guarda caso, come Gesù, perché non si poteva dire che era figlio di Erode il Grande, dallo Spirito Santo, perché fu adottata da Anna e Gioacchino, due coniugi anziani, quindi Anna era in menopausa, non solo anziani, ma anche sterili, che non ebbero mai figli. Furono loro ad adottare Maria per coprire il fatto che Cleopatra ebbe una relazione con il sommo sacerdote Simone Boeto. Le prove che abbiamo trovato non sono solo queste, perché nei testi copti ci siamo ritrovati tantissime altre prove di tutto questo. Sapete che la sorella di Cleopatra, ad esempio, era Arsinoe IV? Non era meglio di Marco Antonio, ce la portano come se fosse chissà chi, ma uccise la sua sorella Arsinoe IV, la fece uccidere da Marco Antonio ad Efeso all'età di 27 anni. Beh, troviamo Gesù che saluta addirittura Arsinoe, probabile figlia di questa Arsinoe IV, perché erano ovviamente parenti, era la zia, quindi una cugina di secondo grado. Gesù che saluta addirittura Berenice, trovate tutte le documentazioni nei libri di quello che vi sto dicendo. Non solo, ma guardate un po', vi do un'altra chicca,
cari ragazzi. La regina Cleopatra era la figlia di Tolomeo XII Aulete e di Cleopatra VI Trifena, era chiamata Trifena. Quindi la regina Cleopatra ebbe poi con Simone, poeto, Maria. Maria ebbe da Erode un'altra cosa importante, un'altra prova. Mi sono chiesto, poi riprendiamo un attimo questo discorso, scusami se Va bene, salto. vai, 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 no, no, vai. A quel punto mi sono chiesto, per la miseria, ma se hanno fatto lo sdoppiamento di Maria con Maria di Cleopa, no? E ci hanno detto che erano due sorelle per non far capire che erano lo stesso personaggio e quindi per cercare di distanziare Teuda da Maria, madre di Gesù. Ma non è che hanno fatto lo stesso sdoppiamento anche negli scritti di Tito Flavio Giuseppe, perché quegli scritti sono stati nelle mani dei padri amanuensi per parecchio tempo. Se Maria era Maria di Cleopatra, quindi Maria doveva avere l'appellativo di Maria Cleopatra Boeto, figlia di Simone Boeto, e della regina Cleopatra. Quindi mi sono chiesto, ma non è che hanno fatto questo sdoppiamento anche nei testi di Tito Flavio Giuseppe? Ebbene, udite, udite, tra le nove mogli di Tito Flavio Giuseppe, la quinta moglie di Flavio Giuseppe si chiama Cleopatra. Parla di tutte le sue mogli, lo storico Tito Flavio Giuseppe, lo storiografo Tito già Flavio Giuseppe, ma di questa Cleopatra non dice assolutamente niente, perché era la stessa Maria Boeto, sdoppiata con Cleopatra. Non solo, adesso guardate qui, Maria con Erode ebbe, oltre a Gesù, un figlio a cui Erode diede il suo stesso nome, ovvero Erode. Ci siamo fino qui? Questo Erode sposò Erodiade, da cui nacque Salomè, la famosa Salomè che chiederà la testa di Giovanni Battista sul vassoio d'argento. Cleopatra, abbiamo detto sdoppiata perché era Maria Cleopatra Boeto, ebbe da Erode Filippo tetrarca e un altro figlio. Guardate il nome, Erode. Quindi il re Erode il Grande, da Maria ebbe un figlio a cui mise il nome Erode e da Cleopatra un altro figlio a cui mise sempre il suo stesso nome, Erode. Di Cleopatra non si dice assolutamente niente. Di questo Erode parla di tutti i suoi figli, scompare dalla scena. Non si sa assolutamente niente. Sdoppiamento anche nei testi di Tito Flavio Giuseppe per non far capire che Malacara Maria era Maria Cleopatra Boeto. Andiamo ancora avanti, perché tutti i personaggi della dinastia dei Tolemaici ce li ritroviamo nei testi Gotti insieme a Gesù, insieme a Maria, Gesù che saluta Arsinoe. Quarta era la sorella di Cleopatra, che Cleopatra fece uccidere, assassina anche lei per questioni di potere, quindi era una probabile figlia della sorella di Cleopatra, della regina Cleopatra VII. Saluta Berenice, altro nome di regine tolemaiche. Riportiamo tutte le genealogie nei nostri libri. E questo Erode che sposò Erodiade, figlio di Maria e di Erode il Grande, era il padre, abbiamo portato tutte le documentazioni nei nostri libri, di Paolo di Tarso, udite udite, colui che inventò il cristianesimo. E quindi Gesù era lo zio di Paolo di Tarso, in quanto era figlio di Maria Boeto. Bene, Paolo di Tarso, in lettere romane, indovinate che saluta, saluto, Trifosa e Trifena. Discendente di chi? La regina Cleopatra è la figlia della regina Cleopatra, sesta Trifena. Tutti i Tolemaici, signori, a contatto con gli Erodiani. Tant'è che Tito Flavio Giuseppe poi
ci dice che Erode venne a sapere che di questa Maria, figlia di Simone Boeto, che era molto bella, ma essendo la figlia di questo sacerdote che aveva una certa importanza, decise di sposarla invece di prendersela. Come poteva sapere Erode di questa Maria adolescente, perché nacque, la sposò nel 23, sappiamo dai Vangeli che era adolescente, quando fu presa in sposa, non da Giuseppe ma da Erode il Grande, Giuseppe solamente padre putativo. Tant'è che nei Vangeli si dice che quando seppe Giuseppe che Maria era incinta, decise di non abbandonarla, ma di non sposarla più. E a quel punto la prese come sua compagna Teuda, da cui ebbe appunto questi figli. Mi sono scordato che cavolo stavo dicendo quando faccio questi saluti. Ah, dicevo che Maria nacque intorno al 37, e la sposerà nel 23, quindi aveva intorno 38, aveva quindi intorno ai 14-15 anni Maria, adolescente come ci dicono i Vangeli. Ma come poteva Erode il Grande sapere di questa Maria molto bella? Beh, Erode il Grande ci dice che Cleopatra conosceva molto bene Erode il Grande, tant'è che lo voleva anche far, lo mandò sotto processo da Marco Antonio. E ci dice in alcuni passaggi che Cleopatra si era invaghita di Erode, voleva avere relazioni sessuali con Erode il Grande, ma gli amici del re Erode il Grande glielo sconsigliarono, perché se Marco Antonio lo avesse saputo ci sarebbero state sicuramente delle ritorsioni di Marco Antonio nei confronti di Erode il Grande. Ma Erode il Grande poi seppe evidentemente che la regina Cleopatra ebbe da Simone Boeto questa figlia Maria, che poi sposerà. E nei nostri libri vi portiamo tutte le documentazioni di come confluirono poi le famiglie degli Erodiani con relazioni di matrimoni con le famiglie dei re tolemaici attraverso la guerra degli scettri, dove Antipa, nonno del re Erode il Grande, era lo stratega del re degli Asmonei Alessandro Ianneo, che combatté con Cleopatra III e Tolomeo IX contro un altro figlio, un altro fratello di Tolomeo IX, ovvero Tolomeo Alessandro X. Quindi lui era il generale di Alessandro Ianneo, combatté insieme a Cleopatra III e Tolomeo IX, e attraverso queste genealogie poi andremo proprio a vedere come Antipatro, il padre di Erode, Antipatro sposerà Cipro, che era la cugina della regina Cleopatra d'Egitto, fecero dei matrimoni con delle principesse tolemaiche. Noi, ad esempio, ci siamo ritrovati poi con Cleopatra, che portò il culto di Iside a Roma sotto Giulio Cesare. Se voi, nei libri vi mostreremo tutte le iconografie di Cleopatra, culto di Iside che portava avanti. Iside è rappresentata in braccio con Horus e abbiamo una perfetta Sì, sovrapposizione ma questo lo che ha possiamo. in braccio Gesù. Sì, questo lo possiamo vedere. Lo cerco subito e ve lo faccio vedere. Allora. Quindi andiamo a dare spiegazione a tantissime cose. Attenzione, quello che voglio dire a tutti quanti, cari ragazzi, noi stiamo dando solamente delle pillole informative. Sì, certo. Nel libro, 220 pagine, trovate tutti i documenti, le fonti, Sì. i link di quello che diciamo, e questo è solamente il primo volume di Oltre il velo di Iside, perché nel secondo volume, attenzione, stiamo andando avanti, danati tutti e tre i primi papi, Lino, Anacleto e Clemente, chi erano? Quello che ne esce fuori è qualcosa di pazzesco sulla nascita del cristianesimo, e da lì siamo arrivati fino al mitico e leggendario Re Artù. Il secondo libro di questa trilogia, Oltre il velo di Iside,
si intitolerà proprio Parsifal, da Gesù a Re Artù, che c'è pure l'anima. Va bene, allora fermiamoci un attimo, così lo facciamo respirare. Tanto abbiamo. Andiamo avanti. No, abbiamo ancora queste due slide da far vedere. Però prima di far vedere queste due slide e di commentarle con i contenuti, non so se. No, era una parte, diciamo, di questa slide suddivisa. No, prima di andare avanti volevo, insomma, intanto far presente ai nostri amici che ci seguono da casa che possono intervenire, ma approfittatene. No, ecco. Facciamoli intervenire subito, perché appunto, mi fermo qui con la puntata. No, aspetta. Facciamolo intervenire subito, nel senso che potete mandare un messaggio, un audio messaggio, un video messaggio al 353 35 15 604, potete mandare i vostri messaggi a YouTube e potete intervenire tramite la nostra piattaforma di Telegram. Come sapete, come vi avevo accennato, e lo ringraziamo per questo, Alessandro si è reso disponibile a fare a voi il dono di uno dei suoi libri. Tra l'altro, mi sa che ce l'hai proprio là, no? Da qualche parte un libro, lo facciamo vedere. Che regaleremo, si intitola Matrix, oltre la mente di Dio. Di Dio, sì. Naturalmente non possiamo... di fisica quantistica, è un libro bellissimo. Sì, non regaliamo il libro di cui stiamo parlando questa sera, perché materialmente ancora deve uscire, uscirà brevissimo, però Alessandro si è reso disponibile. Uscirà, penso, nel giro di 2-3 settimane sarà in commercio, ve lo dicite. Tra l'altro sono tantissime le persone che stanno aspettando l'uscita del libro e ringraziamo tutti quanti quelli che ci stanno seguendo. E speriamo di riuscire a superare questa congiura del silenzio. Ma perché? Perché tra l'altro l'Egitto ne trarrebbe un profitto economico enorme, tutto si muove sul denaro. Allora, cari ragazzi, sapete che Gesù e Maria nacquero ad Alessandria d'Egitto e non in Palestina? Non è cosa da poco, diventerebbe una meta turistica ancora più ambita. Sì, chiaro. I registi che volevano fare dei documentari su queste nostre scoperte storiche, purtroppo sappiamo bene in mano a chi sono i finanziamenti e non riescono a trovare chi finanzia, nonostante stiamo parlando di registi famosi di livello internazionale. Sì, speriamo di riuscire a smuovere qualcosa. Allora, nel frattempo che insomma si mettono a posto le cose, passiamo al nostro contest e vediamo di regalare questo libro a qualcuno di voi che è particolarmente attento all'argomento. La domanda che mi viene in mente da fare, poi sceglierà Alessandro qual è la risposta più pertinente o quella pertinente, come gli ho spiegato prima, è la seguente. Possiamo ritenere, ci hai spiegato, se ho capito bene, che molti dei personaggi presenti nei Vangeli sono tolemaici, sono presenti nei libri copti, giusto? La dinastia tolemaica, i personaggi tolemaici presenti, sì, poi... diciamo Gesù che saluta personaggi con nomi di Arsinoe, ad esempio saluto Arsinoe, Marta, benissimo. Maria, Arsinoe era, non poteva essere Arsinoe IV perché fu uccisa fu fatta uccidere da Marco Antonio sul mandato di Cleopatra. No, e Cleopatra morirà il 12 agosto del 30 avanti Cristo, ma era certamente una sua discendente. Abbiamo visto sotto la croce, abbiamo Salomè, abbiamo Berenice, tutti i personaggi tolemaici. Non solo ad Efeso abbiamo la tomba di Arsinoe IV, la tomba di Maria, madre di Gesù, Maria Salomè, altro personaggio dei Vangeli, Giovanni l'Evangelista. Vi riportiamo tutti i personaggi che si trovavano dall'estate del centro. Ragazzi, metterete le mani nei capelli. Noi vi stiamo dando delle pillole di informazione. Attenzione, Bene. Allora, per accaparrarsi il libro di cui abbiamo parlato prima, la domanda è la seguente. Possiamo considerare i testi copti e i Vangeli apocrifi come documenti attendibili per riformulare la genealogia di Gesù? Aspetta, non devi rispondere tu, fai rispondere a loro, poi in base a quello che ci diranno sceglierai la risposta. Noi lo sappiamo, Alessandro, dai, lo sappiamo che oltre i quattro Vangeli canonici poi difficilmente vengono contemplati altri lavori, però adesso chiediamo ai nostri amici da casa se
fangelli apocrifi e testi copti possono essere utili a tracciare una genealogia più veritiera della di Gesù e della famiglia di Gesù. Se sì o no, ce lo dite utilizzando i vostri 200 caratteri. Naturalmente, hashtag, metteteci dentro delle motivazioni plausibili, naturalmente. Metteteci dentro hashtag letture oltre confine e fateci sentire la vostra opinione. E poi Alessandro valuterà quella che è la risposta, la vostra risposta più pertinente. Hai fatto un ottimo excursus, naturalmente, come sempre. Adesso sentiamo cosa ne pensano anche i nostri amici da casa. Allora, c'erano degli altri passaggi, ci stavi dicendo che c'erano degli altri passaggi interessanti che ci volevi far notare. Naturalmente mandate qualche, anche qualche domanda che volete fare con un messaggio, un videomessaggio, oltre a rispondere a questa. Prego. Rimando la domanda, no, voglio rimandare la domanda, e adesso lo farò sempre invece, ai miei intervistatori. Sì. Cosa ne pensi tu di queste scoperte storiche? Meritano l'attenzione a livello internazionale, allora, o no? Qui ci vengono a rompere le scatole sempre. Ah, Giordano Bruno è stato oscurato. Qui stanno oscurando dei ricercatori che hanno fatto scoperte di livello internazionale. Portiamo ipotesi, teorie o documenti storici di quello che affermiamo? Allora, no, rimando la parola a Francesco. E a me piacerebbe molto poter assistere ad un confronto con le persone di cui hai accennato prima e che si sono sottratte al confronto, perché è solo attraverso il confronto che si può fare crescita e esperienza. Poi, se, come dire, chi ha più elementi di interesse e d'attenzione ne verrà fuori. Questo sì, sicuramente. Naturalmente non ho la tua conoscenza e la tua competenza delle cose, ma la ricerca è assolutamente attendibile, plausibile. I documenti che tu hai attenzionato sono disponibili, quindi per chi ha voglia e capacità si può mettere alla ricerca. Mi piacerebbe sapere da te invece quali sono state le motivazioni per cui si sono sottratti. Cioè, non può essere, sai, un mal di pancia, non ci vengo all'incontro. Le motivazioni per cui si sono sottratti agli incontri, al confronto. Ma guarda, allora, innanzitutto il vescovo Rosario Ferrara è intervenuto in più di una trasmissione, se lo vuoi invitare lo interverrebbe, e ha visionato tutti i nostri documenti e pubblicamente ha detto: attenzione Alessandro, per la prima volta porta documenti storici, per cui non si può parlare più di teorie o ipotesi, ma di prove storiche del fatto che Gesù fosse figlio di Maria Boeto e del re Erode il Grande. Poi ha aggiunto: a me questo mi tocca fino ad un certo punto, perché io mi porto avanti il messaggio di Gesù. Allora, la figura di questo Gesù, in realtà noi non siamo venuti per denigrarla. Qui risorge, cade la deificazione di un Gesù nel terzo volume, tra l'altro parleremo di tutti i miracoli di Gesù, come avvenivano, come tutti questi miracoli erano miracoli ripresi dai rituali egizi. Ti faccio un esempio. Il miracolo dove Gesù dona la vista ad un cieco, impastando la sua saliva con la terra, è ripreso dal rituale egizio dove Iside prende la bava del dio Ra e la impasta con la terra per alienare a sé i poteri del dio Ra. Quindi tutto viene dall'Egitto, anche questi rituali, miracoli. Abbiamo trovato addirittura prove archeologiche di Gesù in Egitto, le troverete nel libro. Guardate qui, ecco, stiamo facendo vedere la sovrapposizione di Iside con in braccio Horus e la Madonna con in braccio Gesù. Ma tra l'altro poi questi personaggi, Iside, Horus, abbiamo tirato fuori 4 libri sull'Antico Testamento dove abbiamo svelato tutti questi personaggi che hanno subito un processo di efemeralizzazione, dandogli poteri sovrannaturali che non avevano, al fine di divinizzarli e deificarli, tant'è che i primi sacerdoti, ovvero i primi massoni, erano i sacerdoti del culto di Horus, gli Scensu Hor, che traevano
dalle offerte del popolo la famosa decima. Ecco perché poi la massoneria si porta dietro l'occhio di Horus, la punta della piramide, tutto ragazzi viene dall'Egitto, da questi personaggi. Ma attenzione, questi personaggi dell'Egitto che arriveranno in Egitto erano dei Kurgan, ovvero Sì, dei ce l'ho lì. Sumeri che subirono un processo di divinizzazione e deificazione. Dopo la caduta di una cometa, la cometa Barak che cadde nel 3123 avanti Cristo, dove furono sincretizzati in questi personaggi gli effetti catastrofici di questa cometa, perché dal punto di vista antropologico poi io prego questi personaggi deificati affinché poi facciano sì che questi infausti e catastrofici eventi non si ripetono più, è un meccanismo di difesa a livello psicologico. Bene, oggi poi questi personaggi, Sumeri, faraoni egizi, tant'è che tutti i primi, le prime statue di questi faraoni hanno tutte sembianze caucasiche. Vi riportiamo anche le documentazioni, i papiri in altri libri che dalla terra di Sumer arrivarono proprio in Egitto. Tant'è che oggi stanno cercando con uno sporco gioco, sempre i massoni, di resettare personaggi umani che attraverso l'organizzazione militare, l'usura e la nascita delle prime forme di religione hanno diviso questa terra in stati, hanno distrutto le società libere neogilaniche, dove tutto quello che era frutto della caccia, della raccolta, veniva distribuito in maniera equanime tra i cittadini dei villaggi. Tant'è che lo stesso governatore aveva una casa con la stessa cubatura dei suoi concittadini. Guardate i politici di oggi, e stanno cercando di resettare questi personaggi su cui sono stati costruite le religioni, inventati alieni, facendo passare le persone da un inganno a un altro, che poi ci scrivono: ah, ma questi, ma io come ho letto gli scritti di questo, sono alieni, adesso arriva De Angelis e ci viene a dire che sono tutti esseri umani. Allora ragazzi, questi personaggi perché non inviti a confronto con il sottoscritto? È bello, io non mi rifiuto mai di fare No, confronti no, con le no, 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 persone, ma loro noi non sì. l'abbiamo. Loro Noi. quando sentono il mio nome Francesco scappano tutti quanti e lo sanno tutti. Sono qui disponibile a confronto con le persone. Allora, ti dico, noi su questo canale non abbiamo mai fatto un confronto e non lo faremo mai perché no, non è proprio nel nostro modus operandi. In migliaia mi scrivono in continuazione che vogliono che io faccia un confronto fra Malanga e Caria. Non lo farò mai perché non, cioè, non ci azzecca niente. Porterò Malanga una volta e Caria un'altra volta. Ognuno dice la sua e poi da casa ognuno si farà l'idea che più sente essere vicino al proprio modo di intendere le cose. Così come non farò mai un confronto fra Tra te o... l'altro, no, per concludere quel discorso, Gesù Sì. fece con No, aspetta, la già, scelta dei aspetta, no, non terapeuti o dei dobbiamo, Nazarei. aspetta, non dobbiamo concludere niente perché qua abbiamo tante cose ancora da raccontarci. Sì, no, dicevo, fece Aspetta. proprio un ritorno a quelle società gilaniche, Sì. perché i terapeuti mettevano a disposizione tra tutti quanti i loro beni, Bene, nessuno sì, chiaro. posseduto più di un altro. Ma figurati se andiamo a denigrare un personaggio come Gesù, che se fosse presente oggi si opporrebbe al potere in maniera drastica e forte, così Sì. come stiamo facendo noi. Sì, chiaro. Senti, no, c'è stato questo passaggio. Se riguardiamo la lavagnetta luminosa dietro di te, tra l'altro è spettacolare questa cosa, mi piace molto che avete adottato la lavagnetta luminosa, dove fai vedere sotto proprio Paolo di Tarso, che è il fondatore del cristianesimo, e Figlio di Erode e di Erodiade. cugino, quindi cugino di Gesù sarebbe, Nipote di Gesù. nipote di Gesù. Ok, allora a quel punto possiamo Poi dire che... faremo una puntata portandovi tutte le prove di Aspetta, questo, eh. aspetta, 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 perché questo diventa molto interessante. Cioè, era proprio uno di famiglia che sapeva bene come erano andate le cose ad aver potuto, come dire, non so come dire, nascondere, occultare, creare tutte quelle mascherazioni atte a non far comprendere come stavano veramente le cose. Nel 52 Paolo di Tarso rischiò di essere linciato dagli ebrei, siamo sotto il procuratore romano Felice, perché asseriva, Atti degli Apostoli, che Gesù era ancora vivo. Cioè, 52 aspetta, aspetta, d.C. aspetta.
Quindi è incredibile questa cosa dopo. No, di questo ne possiamo fare certo ancora una puntata, perché no, ma diventa molto interessante. Cioè, la figura di Paolo è sempre... 49 Gesù era Roma, ce lo dice Svetonio, abbiamo trovato tutte le prove. Quindi non è morto sulla croce, non è risuscitato. Non è morto sulla croce, non è risuscitato, non c'è stata niente di tutto quello che c'è stato. Dobbiamo fare una puntata a parte su questo, quindi a settembre ti invito ad invitarci nuovamente per continuare ad andare avanti. Sei invitato, se lo sai già che sei invitato, quindi non è che, cioè, più che ci facciamo una chiacchierata tra amici, non è che sei invitato, sei amico del canale, per cui figurati se non ci fa piacere. Questo è molto interessante perché effettivamente ricostruire una storia alternativa lo puoi fare in maniera credibile solo se tu sai tutti i gradi di parentela, cioè se tu sei all'interno di quella famiglia e non sei qualcuno che magari viene da fuori e non conosce bene tutte le macchinazioni che ci sono dietro. Questo è molto interessante, sì. Va bene, allora, ripetiamo la domanda. Possiamo considerare i testi copti e i Vangeli apocrifi come fonti attendibili per ricostruire una genealogia più veritiera di Gesù? Vediamo che cosa hanno risposto i nostri amici, o comunque potete adesso potete mandarci le vostre risposte. Vabbè, non l'avevo spento, lo possiamo accendere da questo momento, potete ci mandare le vostre risposte. La domanda era quella che avete sentito prima, sentiamo che cosa ci dicono gli amici che ci seguono da casa. Senti, sempre per ritornare a quella storia dei... delle usanze, l'avevamo vista sta cosa, Purgan mi pare, come si chiamavano? Purgan, sì, popolo sì. Indoeuropeo, sì, che vivevano nei monti Zagros e sì, che poi occuparono la terra di Sumer schiavizzando la popolazione autoctona, sì, costringendoli a scanare canali, sì, modificare le acque, sì, usavano mazze, asce di pietra, sì, e costruirono per primi, la presero proprio dalle società neogilaniche, i primi templi, le prime case con mattoni di fango e terracotta. Quindi mi chiedo, vorrei chiedere a questi personaggi, ma questi Elohim della Bibbia, se erano alieni, combattevano con asce di pietra? Perché abbiamo portato tutti i testi delle Lamentazioni dove si parla delle battaglie con asce di pietra, mazze, sì, di pietra, lo stesso in Egitto, perché poi Cam, uno dei figli di Noè, alias Zeusutra, decimo re della lista reale sumerica, che si salvò dalla catastrofe del diluvio universale causata dalla caduta di questa cometa nell'oceano indiano, poi andò con la sua famiglia in Egitto. Cam fu deificato come Cam Am Amon, sì, Dio egizio, Dio inconoscibile egizio, padre di Misraim. Misr vuol dire Egitto, e Misraim fu deificato come Osiride ed era il famoso faraone Narmer che unificò per primo Alto e Basso Egitto, vincendo la battaglia contro il suo rivale Set, alias Cush, altro figlio di Cam. Il figlio di Misraim o Osiride o il faraone Narmer era Anannamin, deificato come Horus. Il culto di Min arrivò fino in Sicilia, poi tra l'altro portavano fino a un paio di secoli fa, quindi non stiamo parlando di molto indietro nel tempo. Addirittura la statua di Min, culto fallico con un pisellone così lungo in processione. E dopo che Horus o Min o Anannamin vinse la battaglia contro Cush, Cush fu costretto a tornare in Babilonia. Lì sua moglie Neftis in Egitto, la regina Neftis, diventerà la famosa Semiramide o Semiramis, la ritrovate nella famosa Statua della Libertà, che sposerà suo figlio Nimrod, edificato come Baal. Nimrod costruì la famosa torre di Babele e Nimrod uccise poi suo fratello Yap, Yam, Yak in Egitto, Yahweh.
questi personaggi davano il nome delle terre che conquistavano, davano il loro nome. La terra di Yahweh, non a caso, era la terra di Avila. Nel libro La famiglia di Yahweh abbiamo tirato fuori tutte le documentazioni, identificando per la prima volta chi era questo famoso Yahweh, che vogliono come Dio alieno della Bibbia, con uno di quei pronipoti di Noè, appunto questo Avila, che entrerà in battaglia con suo fratello Nimrod, a cui distrusse poi tra l'altro la torre di Babele, e fu ucciso proprio da Nimrod. Vi riportiamo addirittura la descrizione di come Nimrod Ubal uccise suo fratello Avila, o Yahweh. La terra di Yahweh era la terra di Avila, signori. E pensa che Beroso, lo storico contemporaneo di Alessandro Magno, che in Babilonica, Storia di Babilonia, scrisse di questi personaggi, e Vemero disse che erano personaggi umani che furono deificati. E Beroso ci dice che questi personaggi facevano matrimoni, addirittura sposando i loro fratelli e sorelle per non disperdere il loro patrimonio, ma addirittura le loro madri. E Semiramide sposò tutti e due i loro figli, sia Yahweh sia Nimrod Ubal. E quando nacque suo figlio Tammuz, Gesù verrà sincretizzato proprio su Tammuz, disse che era, per continuare a governare, che era il dio sole Baal che era risorto, perché Baal fu a sua volta ucciso dal dio della morte, Mot, che era Anubi. Chi era Anubi? Anubi nacque dall'adulterio di Osiride con Nefti. Nefti era sposata a Sette, ovvero Cush. Quindi Osiride o Mizraim tradì suo fratello, che aveva sposato sua sorella. Erano quattro fratelli: Nefti, Cush, Iside ed Osiride o Mizraim. Quando scoprì l'adulterio, Sette o Cush uccise Mizraim o Osiride. A quel punto Horus, figlio di Iside e di Osiride, entrerà in combutta con suo zio. Attenzione, perché lì ne parla poi Plutarco di queste storie. E dopo anni che andava avanti la battaglia, si riunirono i familiari e decisero che la regalità sarebbe toccata ad Horus, Sì. dopodiché, ovvero Anamin. Dopodiché loro furono costretti a tornare a Babilonia, e lì ci fu. Cush fu deificato come il Elion, che dividerà la terra tra i suoi figli. Lo conosciamo come il tredicesimo, mi sembra, re della lista reale sumerica di Kish, o Cush, come Etana. E quindi anche sull'Antico Testamento, nei libri Codex Yahweh, la famiglia di Yahweh, Sì. 666, la caduta degli angeli ribelli Abbiamo fatto e vedere qualcosa. Eccoli qua il i libri, marchio sì. della bestia, Lucifero, il re sumero tradito dal Signore. Abbiamo portato documentazioni, genealogie, storie su tutti i personaggi dell'Antico Sì. Testamento. Se leggete questo libro, vi mettete le mani nei capelli, perché vi facciamo vedere come la scrittura delle famose società neogilaniche che i Kurgan distrussero, i pittogrammi della cultura Vinciana, sono arrivati poi attraverso l'Elam, che è l'odierno Iraq, che confinava con la terra di Sumer, dove c'erano i monti Zagros, e questi Kurgan venivano da lì, ed era un proto-sumerico. Siano arrivati poi in Egitto attraverso dei proto-geroglifici egizi, ma addirittura poi sono sbarcati anche in Italia. Cain, uno dei pronipoti di Noè, è sbarcato qui nel Lazio. Quindi abbiamo la cultura di Rinaldone, Villanoviana ed Etrusca, e attraverso proprio le scritture vedete come uno dei figli di Nimrod, una figlia di Nimrod, Azzura, sposerà poi Eber. Da Eber e da Azzura, da Eber poi dovrebbe nascere il popolo ebraico, nacque Peleg, da cui si formò la cultura proto-ellenica. Il figlio di Peleg, Cain, sbarcò qui nel Lazio. Qui abbiamo le Asce Kurgan nel Museo Pecorini a Roma, le mura ciclopiche, la piramide di Bomarzo. Abbiamo portato tantissime documentazioni anche di tipo archeologico, di scritture, delle forme di scrittura, come sono arrivate fino a qui. Ashkenaz, figlio di Gomer, figlio di Japhet, figlio di Noè, quindi un pronipote di Noè, sbarcò a Reggio Calabria. Da lì nacque il popolo dei Regini, ce lo dice Tito Flavio Giuseppe, lo storiografo, e in altre documentazioni. E
che portiamo di Dio Flavio Giuseppe, supportano tutto questo e ci vengono a rompere le scatole confondendo tutti quanti dicendo gli ebrei Ashkenaziti. Ma come, se Ashkenaz sbarcò a Reggio Calabria? La finite con questa bufala degli ebrei Ashkenaziti, per cortesia? Sì. Non mi piace citare chi porta avanti queste bufale, ma sono bufale di disinformazione e di distrazione da problemi reali causati dal signoraggio bancario, cari signori. Allora, Grazie. fermati, se no ci mettiamo troppo nel fuoco, chiarissimo. Allora, andiamoci a leggere le risposte che ci sono venute e scegli quella che ti sembra più convincente. Cominciamo. Aldo Fino Fino, lettura oltre confine. Credo che nessun testo storico vada tralasciato se si vuole ricostruire la storia di Cristo e credo anche che sia arrivato il momento di fare una irruzione al Vaticano. Credo che sarà difficile questo. Vediamo altre risposte. Allora, letture oltre confine. Sì, ogni verità va presa in considerazione e verificata. Letture oltre confine. Sì, Concilio di Nicea 325 d.C. hanno costruito una religione a loro favore, ma la verità tiene a capatosto e tutto viene alla luce. Andiamo avanti, vediamo che ci sono eccola qua, letture oltre confine. Sicuramente possono essere utili altri testi, come quelli citati, perché probabilmente sono stati meno manipolati. Quindi penso che si riferiscono ai rotoli del marmotto, i rotoli di Qumran e quelli del marmotto. E poi vediamo ancora se ci sono altre risposte. No, allora scegli tra queste. Vediamo se ne è arrivato qualcuna prima. Allora, È saliamo, torniamo. plausibile. Aspetta, fammi trovare qualcosa. Sì, questo qua l'avevamo vista. Magari c'era qualcosa prima, vediamo un po'. Nascoste. No, mi sa che sono solo queste. Quella era quella che ti sembrava più convincente, ma. Quella si chiama Valle, mi sembra, non mi ricordo il nome. Carlavalle. Parla dei testi trovati a Nag Hammadi, fa Sì, riferimento lei. probabilmente sì. Allora, vediamo se è vero. La troviamo da questa parte. Carlavalle, ecco qua, letture oltre confine. Sicuramente possono essere utili altri testi come quelli citati, che probabilmente sono stati meno Sono stati meno manipolati. manipolati, no, infatti, perché non sono stati proprio manipolati, perché Manipolati, ritrovati nel 47, anzi, per farli sdoganare, tradurre, che ci è voluto, capito? Quindi sono verità che sono emerse proprio grazie a questi ritrovamenti, perché non chiaro. è. Mentre i testi di Giuseppe Flavio sono stati fatti oggetto di tagli, censure, rimaneggiamenti o aggiunte per modificare e non far capire la storia. Noi abbiamo dovuto fare un lavoro pazzesco, due righe su decine di migliaia di pagine tra i Vangeli apocrifi e gli scritti di Flavio Giuseppe, in cui si Sì, parlava di sì. Maria e Teuda, e lo stesso nei testi di Nag Hammadi, che si parla di Teuda che sposa Maria, da cui nacque Sì. Giacomo il Giusto, capisci? Sì. È stato un lavoro, non lo so come abbiamo fatto a fare queste scoperte, cioè, forse ci Ispirati, sono dai. arrivate dall'alto queste illuminazioni, Sì. però è proprio grazie a quei testi di cui parla Carlavalle che siamo potuti giungere poi attraverso documentazioni a scoprire queste verità sommerse per 2000 anni. Sì, ti sei fatto un'idea se magari ci può essere ancora la possibilità che altri documenti, perché quelli in fondo sono stati trovati dentro degli orci di Creta, dentro le grotte, quindi magari da qualche altra parte potrebbe saltare fuori qualche altro documento. Guarda, io penso che una parte di Alessandria, una parte del porto vecchio è sprofondato, e lì ci sono molti reperti archeologici, statue, e forse lì si potrebbe trovare qualcosa. Ma nel libro Oltre il velo di Iside abbiamo trovato un reperto archeologico molto interessante legato a Gesù, così come poi tante altre cose che troveranno nel libro Oltre il velo di Iside. Ripeto, stiamo portando un milione di informazione, signore.
non possiamo svelare tutte le Certo, prove che certo, abbiamo certo, certo. trovato. Va bene. Allora, complimenti a Carla Valle, la ringraziamo per aver partecipato. Naturalmente, mandaci Carla i tuoi riferimenti all'indirizzo redazioneleali.com, ci mandi il tuo indirizzo, ci mandi anche il numero di telefono eventualmente quando arriva il plico, Diego Libri della Posta, insomma il Corriere, sia accerta che c'è qualcuno a casa. E se vuoi una dedica, ci dai il nome, insomma, così sarà, insomma, per Alessandro un piacere poterti fare una dedica e autografarti il libro che ti manderà di persona. Grazie, grazie Alessandro per questo dono che fai ai nostri. Ringrazio a te, Francesco, e ai nostri ascoltatori. Io chiedo solamente Aspetta che l'aiuto ci da sono delle parte domande. Aspetta, non te ne di. Ah. andare, puoi Comunque, vabbè, lo chiedo uguale, dico scappare. aiuto da parte di chi sta vedendo queste trasmissioni nel rispondere, ragazzi. Aiutateci a superare questa maledetta congiura del silenzio e censure Certo. continue che ci stanno facendo. Certo, assolutamente. Ma insomma, poi sono queste live che in qualche maniera ci aiutano in questo. Allora, ci è arrivata una domanda sulla piattaforma di WhatsApp, ce l'andiamo a guardare, la visualizziamo subito. Vediamo se riusciamo, eccola qui. Ok, buonasera, visto il racconto biblico che vede Maria rimanere incinta dopo la visita di un Gavriel, è possibile che fossero esistiti due personaggi dal nome Gesù, sulla cui contemporanea esistenza si sia creata appositamente o meno un po' di confusione? Grazie e buona serata a tutti voi, Nicola. Allora, Arcangelo Gabriele lo abbiamo svelato nei libri Lucifero e Re Sumerio tradito dal Signore, abbiamo svelato tutti e quattro gli arcangeli. Lì ci troviamo di fronte al solito processo di evangelizzazione dove nel cercare di coprire i veri genitori biologici di Gesù, praticamente fanno intervenire come al solito. Ma questo è stato fatto poi anche per Mosè e per tantissimi altri personaggi, o gli angeli, o lo Spirito Santo, o chi volete voi. Poi lo Spirito Santo, altro non era che una figura femminile all'inizio, ovvero tratta da Semiramide, per cercare di coprire personaggi che erano scomodi perché non avrebbero potuto fare un processo di divinizzazione e deificazione su Gesù come figlio del re Erode il Grande, capito Francesco? Quindi Sì, chiaro, chiaro. Stavo vedendo se arrivava qualcuno. Anzi, facciamo un passaggio, vediamo se c'è qualcuno sulla nostra piattaforma di Telegram che vuole intervenire. Gli diamo qualche secondo, gli se accendiamo il hanno i vocali, microfono. puoi mandare anche i vocali se riesci. Io sono Sì, se stato bravo. arrivano sì. Se arrivano sì. Io, quando arrivano vocali li condivido ben volentieri. Non mi pare che ci sia nessuno che si stia prenotando. Va bene, va bene. Sono talmente di nicchia queste ricerche storiche che è difficile intervenire. Questo è il limite delle nostre scoperte, Sì, purtroppo. perché cioè, dobbiamo smontare 2000 anni di insegnamenti, indottrinamenti. Certo. Forse il termine giusto è indottrinamenti. Ci stiamo provando un pezzo alla volta, invitando diversi ospiti che ci portano diversi tagli e sfaccettature. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. No, non mi pare che sia arrivato niente Tra di l'altro, volevo interessante. rispondere a una domanda che Sì. era arrivata sul Vaticano, no? Sì. Non so se voi ve ne siete occupati del passaggio dal Global Financial System al Quantum Financial System, No, però non li abbiamo mai fatto in dettaglio, insomma, beh, abbiamo. prevede praticamente un ritorno alla controvertibilità della moneta con l'oro. Ti faccio una domanda, Francesco. Vai, vai. Qual è lo stato che possiede più oro al mondo? L'Italia. Qual è? Apri le domande a tutti quanti, vediamo chi risponde, dai. Dai, chissà qual è lo Qual stato è che lo possiede stato che possiede più oro al mondo? al mondo. Forza, Se non ci vediamo. arrivano, gli diamo un piccolo indizio. Israele, ora viene fuori, vai tranquillo. No, non è Israele. Forza, vediamo chi la sa questa cosa adesso. Diamo un indizio. Sì. È uno stato molto piccolo. Il Vaticano. Bravo, che sono 2000 anni che accumula l'oro. Quindi a chi trarrà profitto? Il Vaticano.
sono i discendenti dell'elite kurgan e rodiana. Sì. Poi nel XIV secolo hanno venduto la patente per l'usura ai cari papi, alle persone che venivano da Gerusalemme, pensando che fossero israeliti, ma gli israeliti hanno una linea di discendenza che va dai Kurgan, quindi dai Sumeri, attraverso i Mitanni, poi arriveranno fino a Giacobbe e da lì fino a Gesù, mentre i costruttori di Gerusalemme furono gli Ixos, un popolo di invasori, lì riporto le fonti nel libro sì. Mosè e il fratello del faraone Akhenaton, ce ne parla Manetone, il Simaco e Ceremone, quindi un sacerdote egizio, uno storico e un sacerdote Oniade, che ci dicono che Gerusalemme fu costruita dagli Ixos, popolo di invasori che furono espulsi da Akmose I e Camose, due faraoni, dopo 190 anni di dominio dell'Egitto, popolo che viveva di razzia ai danni dei popoli vicini, sacrilegi, lebbrosi ed impuri. Quindi appartenenti ad un altro gruppo, perché mentre la discendenza dell'elite Kurgan erodiana, israelitico erodiana, R1B, e infatti anche in Italia quasi il 40% della popolazione appartiene alla progruppo R1B, questi appartengono alla progruppo J. Guarda caso, il signor Rothschild appartiene alla progruppo J. E insomma, senti Alessandro, chiedono se hai potuto in qualche maniera trovare, scoprire se Gesù avesse avuto anche lui una discendenza dei sì. figli. Sì, li riportiamo nel quarto libro della tetralogia del re dei re, i Sicari, tutta la discendenza di Gesù, figli, nipoti e pronipoti. Bene, va bene. Ne parleremo poi anche in questa tetralogia, oltre il velo di Iside. Della discendenza di Gesù. Bene, bene, bene. Insomma, abbiamo tante cose ancora di cui parlare con te. Sicuramente adesso noi ci rivediamo con la prossima stagione. Noi ripartiamo il 20 settembre, più o meno 18-20 settembre, adesso non ricordo, e comunque con l'autunno sarai ancora, se ti fa piacere, tornare qua a trovarci al nostro format. Noi siamo sicuramente interessati alle tue ricerche e alle tue scoperte. Allora, che dire, ringrazio tuo figlio da parte mia, che è lì con te, lo so, che sempre ci fa un'assistenza perfetta e riusciamo sempre senza impedimenti a fare queste live. E grazie Alessandro, grazie per questa occasione di dialogo e di approfondimento che ci offri sempre. Grazie a voi e a risentirci a presto per una nuova serie di puntate di approfondimento. Bene. Ah, naturalmente Alessandro, fai una cosa, appena esce il libro, l'ultimo, sì. Oltre il velo di Iside, mandami, mandiamo la copertina, magari certo, mandami assolutamente, così diamo seguito, mandami un link o qualcosa che io lo condivido sul nostro canale Telegram, così le persone che hanno seguito la live e sono interessate all'acquisto del libro lo possono vedere anche sul nostro canale Telegram e così possono acquistarlo e approfondire i temi che hai trattato. D'accordo. E che chi si vuole iscrivere al nostro canale YouTube possono approfondire tutte le tematiche. Assolutamente, quello il canale, il link Alessandro del canale De Angelis Official Channel. E ancora un abbraccione a tutti e grazie. No, grazie a te. Il link lo trovate in descrizione a questo video. Se andate nella descrizione c'è il link di Alessandro De Angelis, vi basta cliccare e vi rispedisce subito alla sua pagina YouTube. Va bene, grazie ancora. Noi ci vediamo, prima di salutarci lo vediamo il programma che ci aspetta domani pomeriggio, cominciamo alle 18. Torna a trovarci Luca Littarro, lo sapete, stiamo trattando con lui quella che è diciamo il fenomeno del narcisismo, ne abbiamo avuto un esempio tragico in questi giorni, la morte di questa giovane ragazza, parleremo insomma di tutta la complessità in generale di questo fenomeno e poi in serata sono in compagnia di Eliana Righi, viene a trovarci Francesca Zecchinato, coincidenze e leggi cosmiche, domani sera alle 21, quindi vi aspettiamo per un doppio appuntamento alle 18 e alle 21, non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e come al solito ci lasciamo il nostro grido di battaglia, siate guerrieri e restate guardinghi sempre. Ciao Alessandro, grazie gentilissimo, alla prossima, buona serata a tutti. Buona serata.